Riprendiamo lo studio delle superfici tramite la nozione di curvatura gaussiana. Ricordiamo che cos'è. Allora, abbiamo una superficie in R3 con mappa di Gauss N, che esiste localmente, ma non necessariamente globalmente. E definiamo la curvatura gaussiana. L'abbiamo già definita, ma la richiamiamo, di S, la funzione K, K di S, la funzione su S a valori reali, che ad ogni punto P associa K in P, definito come il determinante dello endomorfismo di N in P. Questa è la definizione della curvatura gaussiana. Il nostro obiettivo è il seguente adesso: dimostrare che la curvatura gaussiana è una proprietà intrinseca della superficie. Cosa vuol dire? Cioè, dipende solo dalla prima forma fondamentale. Ma geometricamente, cioè dalla prima forma fondamentale e non da come è messa in R3. E non dal modo in cui o con cui la superficie è immersa in R3. Fatemi chiarire bene che cosa stiamo dicendo. Cioè, voglio dire che se noi adesso abbiamo una mappa da una superficie S1 in S2, C infinito, tale per cui, tale che il differenziale della mappa preserva le norme dei vettori tangenti, cioè, in altre parole, avevamo detto F è un'isometria, allora la curvatura di S1 il punto P è uguale alla curvatura rispetto di S2 nel punto F di P. Quindi una isometria preserva la curvatura gaussiana. Dimostrare che la curvatura gaussiana è una proprietà intrinseca di una superficie, useremo un metodo molto simile a quello che abbiamo utilizzato per arrivare alle formule di Frenet e Serret per un riferimento di una curva. Quindi il metodo sarà simile all'ottenimento delle formule di
Frene Serré. Quindi avremo il nostro frame, consideriamo le derivate successive e quello che troveremo sarà un sistema delle derivate di questo frame in funzione del frame stesso. E le funzioni che considereremo saranno l'analogo della curvatura della torsione. Queste funzioni si chiameranno simboli di Christoffel. La sezione si chiama Simboli di Christoffel. Allora, dipenderà da una parametrizzazione, quindi fissiamola, se sarà una parametrizzazione locale di S superficie, e avremo quindi di 1 e di 2 base indotta per i tangenti e avremo n composto φ di 1 wedge di 2 normalizzato che è la mappa di Gauss indotta da φ. Allora, cosa abbiamo adesso? Noi abbiamo che la terna D1, D2 ed N è, per ogni punto del dominio U, è una base anche orientata positivamente. Questo perché n è proprio il prodotto wedge di D1 e D2, orientata positivamente di R3. Quindi abbiamo questa base di R3. E quindi ovviamente ogni altro vettore di R3 si può scrivere, è esprimibile come, anzi, addirittura esprimibile in modo unico. Come combinazione lineare di questi tre vettori. Quindi cosa facciamo? Consideriamo le derivate parziali, ovviamente, rispetto alle due coordinate di U, di questi tre vettori. E questi saranno esprimibili tramite delle funzioni rispetto a questi vettori. Quindi, consideriamo. Le derivate di queste tre funzioni, cioè di 1, di 2 e di 3. Quindi avremo la derivata rispetto a x con i di dj e la derivata rispetto a d con xj, x con j, di n composto φ. Queste, al variare di i e j, abbiamo considerato tutte le possibili derivate, e queste qui, allora, in realtà, per definizione di dj, questo qui è d φ di xi, dxj, quindi questa è una derivata doppia. Comunque, questo è un vettore per ogni x1 e x2 fissati, questo è un vettore e quindi si scrive come multipli di D1, D2 e N. Questi due
gamma IJ1, gamma IJ2 e H sono funzioni, no? Quindi per ogni punto sono dei scalari, moltipli questi tre vettori. Quindi sto dando una definizione. E quest'altra derivata invece la scrivo come AJ1 D1 più AJ2 D2. Qui non metto una componente rispetto a n perché adesso vi spiegherò perché. E questo quindi, questo si può scrivere per qualche funzione gamma IJ1, so, K, HIJ e AJI, che ovviamente sono funzioni C infinito. Su U, U era il dominio della parametrizzazione. Okay? Questa è una definizione di queste funzioni. Adesso vorrei dirvi un sacco di proprietà, un sacco di note su queste funzioni. Abbiamo scritto le derivate dei vettori n, di j ed n in termini di dei dj ed n. Adesso un po' di note di spiegazione. Allora, cominciamo dal fatto che qui non ho scritto la componente lungo n. Allora, la prima nota è che allora, dn su dxj non ha componente lungo n, poiché questo è un po' soffì. Perché? Perché se io prendo il prodotto scalare di n con se stesso, questo è costantemente uguale a 1, e quindi se io ci faccio la derivata lungo dxj, quello che ottengo è che la derivata lungo dxj di n, scalare n, è uguale a 0. Quindi questo vettore è ortogonale ad n. E quindi, siccome n è ortogonale a d1 di j, ed d1 di j spannano il piano ortogonale a n, allora non abbiamo nessuna componente. Ok, seconda osservazione è che queste funzioni h e j le abbiamo già incontrate. Questi sono esattamente i coefficienti di forma. HIJ sono i coefficienti di forma. Ricordate, quindi quelli che abbiamo chiamato qui E, H11, questo abbiamo, si può calcolare come N prodotto scalare con D quadro Φ. Dx1 quadro F H12 e GH22. Quindi quelli sono in realtà li avevamo definiti diversamente. In realtà li avevamo definiti, per esempio, E l'avevamo definito come Q phi di x in D1, cioè il prodotto scalare meno scalare da dn in x o in f di x d1. Però in realtà queste cose coincidono. Verifichiamo il perché di questa uguaglianza qui. Allora, quello che eravamo partiti per verificare questa equazione si parte dal fatto che n è ortogonale a, per esempio, D1, no? Quindi se io lo differenzio rispetto a x1, questa è la derivata di 0, che è 0. Ma d'altra parte faccio le derivate una alla volta, quindi è di no. Sì, dn applicato d1 più n
applicato a D1 di D1, cioè dφ su dx1 quadro. Ok? E il primo, per definizione, è meno e, quindi questo qui è e. Simile per gli altri due, f e g. Ok. Invece adesso parliamo degli altri coefficienti, questi qui, i gamma, i j, k. Affermo che abbiamo simmetria, negli indici in basso dei gamma j in jk. Cosa intendo? Anzi, no, sia di questo e di anche hij. Cioè, cosa intendo? Intendo che abbiamo gamma jik è uguale a gamma ij k, e hij è uguale a hji. Questo perché? Perché viene dal lemma di Schwarz, dovuto al fatto che le derivate di una funzione g infinito possono essere scambiate. Bene, ora passiamo a questi A. Chi sono questi A? Questi A sono esattamente la rappresentazione del differenziale rispetto alla base D1, D2, ed era la matrice che avevamo chiamato proprio A. Allora, AJI sono state già viste. Allora, D su DXJ, DN composto φ, questo chi è? Questo è DN applicato a DJ. E quindi allora la matrice AJI con i J che variano da 1 a 2 è la matrice che rappresenta DN rispetto alla base D1, D2. Quindi anche per questo non c'è coordinata rispetto a n. Ricordate, questo, il fatto che non c'è questa coordinata rispetto a n, è una rilettura del fatto che DN è un endomorfismo del tangente, cioè manda vettori tangenti in vettori tangenti. Non c'è nessuna componente ortogonale. Quindi, per concludere le note, quindi in questa definizione qui, le uniche nuove funzioni sono queste funzioni gamma i j k. E quindi adesso dobbiamo darle a queste nuove funzioni un nome. Allora, definiamo le funzioni gamma ij k, sono dette simboli di Christoffel. Rispetto della parametrizzazione φ, definite da questa equazione. Ora, facciamoci una domanda. È vero
che gamma IJK non è nient'altro che il vettore derivata seconda XJ prodotto scalare con DK. Cioè, se io voglio questa componente qua, per esempio, D1, basta che faccio il prodotto scalare con D1 per ottenerla? Domanda. La risposta è no. Perché? Perché non è detto che questi tre vettori sono ortonormali. N è buono, N è ortogonale agli altri ed unitario, ma D1 e D2 non sono né unitari né ortogonali. Quindi la base D1 e D2 può non essere ortonormale. Come si calcola? Qual è il calcolo giusto da fare? Il calcolo giusto del prodotto scalare è il seguente. Allora, d phi su dxi dxj prodotto scalare con dk. Allora, questo lo scriviamo per ipotesi, per definizione, tramite i simboli di Christoffel. Più HIJN. E poi ci prendiamo il prodotto scalare con DK. Allora, questo ovviamente lo posso eliminare perché è ortogonale a DK. Però poi quando faccio il prodotto scalare D1 DK, cosa ottengo? Ottengo il coefficiente metrico. Quindi quello che ottengo è gamma 1 IJ G1K più gamma IJ 2 G2K. Bene, adesso potremmo vedere, mettendo gli indici IJK, come si scrivono queste formule in maniera esplicita, mettendo in maniera un po' più visivamente chiara il ruolo dei coefficienti metrici. Allora, riscriviamoli. Siamo arrivati a questa formula per gli indici I, J e K di valore uguale 1 o 2. Scusate, non vedete. Per ogni J e per ogni K di valore 1 o 2. Allora, facciamo degli esempi e vediamo cosa ci danno. Esempio, prendiamoli tutti uguali a 1. I uguale a J uguale K uguale a 1. Otteniamo, allora, gamma 1 1 1 G1 1 più gamma 1 1 2 G2 1. Questo, e quindi è uguale a D quadro phi, quadro, de phi 1 quadro, de 1. Allora, questo qui come lo posso vedere? Lo posso vedere come, allora, ok, il primo è gamma 1 1 1 e poi gamma 1 1 2 F. Poi invece partendo da qui, allora, cosa facciamo? Questo qui vediamola come derivata di D1. Quindi questa è D1, o meglio, D su DX1 del vettore D1, prodotto scalare con D1.
Questo qua lo posso scrivere come un mezzo della derivata rispetto a dx1 della norma quadra di dx1, di d1. Quindi questo posso vedere come un mezzo dx1 e quadro. Questo è il primo caso. Prendiamo un altro caso adesso. Prendiamo un altro caso, cambiamo pagina. Allora, facciamo un altro esempio. Allora, prendiamo I uguale J uguale a 2 e K uguale a 1. Allora, spero di non confondermi. Allora, da una parte abbiamo quindi D quadro Φ dx1 quadro, poi k uguale, no, ho sbagliato già. Allora, era dx1 dx2 e k uguale a 1. Ok, quindi questo viene k, no, sbagliato, anche era uguale a 1. Allora, d quadro x2 quadro. Ok, quindi questo è I e J sono uguali a 2 e K invece uguale a 1. Gamma 2 U 2 2 G 2 1. Okay? E questo qui è uguale a K gamma 1 2 2 E più gamma 2 2 2 F. Allora, anche se mi dovessi confondere con gli indici, quello che succede è che questi qui possiamo scriverli sempre come E, F o G. Questi li lasciamo uguali. Ora studiamo invece cosa succede a questa parte qui. Quindi, allora, voglio esprimere questa come una derivata, una funzione come che composizione di derivate, che si scrive tramite le derivate dei coefficienti metrici. Allora, come si scrive questo? Allora, questo lo posso vedere di nuovo come de quadro, no, de su dx2 di d2 prodotto scalare con d1. Adesso che faccio? Lo vorrei vedere come derivata della F del prodotto scalare tra D1 e D2. Allora, io questo qui vorrei scriverlo come D su DX2 del prodotto scalare tra D2 e D1. Ovviamente non va bene perché c'è un pezzo che manca. Quando faccio questa derivata, la derivata cade prima su uno ma poi anche sull'altro. La derivata sull'altro manca e quindi ce la metto. Allora, ovviamente D2, poi D su DX2 di D1. Bene, allora la prima parte era come cosa volevo, era la derivata D su DX2 di F. Questo mi piace. Il secondo, utilizzo, adesso il fatto che questi indici sono diversi, utilizzo il trucco di prima. Cioè, scrivo φ d1 come derivata della φ e poi scambierò le derivate. Allora, d2, virgola, d su dx2, d su dx1 di φ. Ora cosa faccio? Scambio le due derivate e quello che trovo è di nuovo d2, prodotto scalare con d2. Quindi questo è df su dx2 meno d2 d su dx1 d2 e di nuovo adesso lo vedo come derivata del quadrato. Quindi è d su dx1 norma di d2 quadro. E quindi df su dx2 meno d su dx1 g quadro.
Allora, mi sono accorto che qui, quando scrivo questa derivata, come quadrato devo mettere un mezzo qui. Allora, un mezzo. Ok? Adesso vi do la soluzione di tutti gli altri, di tutti gli altri casi. In realtà, ok, gli altri casi sono simili. E danno, ok. Magari non li copiate da me che li scrivo a mano e potrei fare degli errori. Queste ovviamente sono delle formule che trovate sul libro e vi faccio capire, li scrivo e poi vi dico qual è la cosa importante di questo del sistema che viene. Quindi, potrei fare degli errori di trascrittura. Mezzo di G x1 e F gamma. Allora, la cosa importante è che quello che vengono è sempre una moltiplicazione dei coefficienti metrici per i simboli di Christoffel da una parte, questo è chiaro, e dall'altra possiamo sempre scriverlo come derivate rispetto a dx1, dx con 2 dei coefficienti metrici. Allora, questi qui, questi sono i calcoli. La cosa importante che viene è che quello che notiamo è che abbiamo sempre questa proprietà EFFG, EFFG, e anche nel caso precedente. Quindi vediamolo scritto in forma matriciale tramite, visto come un vettore, moltiplicato la matrice data dai coefficienti metrici.